misuro anche i trend, in particolare quelli dello sport, e qua ci sono 4-5 temi che secondo me saranno quelli del futuro. Il primo tema è quello degli sports. In Italia è ancora un tema che si sta affermando, anche se vedete che comunque c'è già un 50% degli italiani che giocano a videogame tutti i giorni e un 66% degli italiani che conoscono gli sport e o ne hanno sentito parlare. Molti non considerano gli e-sports come un vero sport, ma comunque, specialmente le nuove generazioni, li seguono in maniera continuativa. Per cui questo è un fenomeno che in altri paesi ha già preso piede in maniera fondamentale. Pensate che in Cina stanno costruendo un'arena da 18.000 posti solamente per giocare per gli sport. Un altro tema è quello dei diritti televisivi. I diritti televisivi che in tutti questi anni hanno finanziato in maniera molto forte lo sport, il calcio, stanno comunque subendo un attacco, soprattutto perché c'è un calo degli spettatori. Se c'è un calo degli spettatori sarà più difficile per i broadcaster investire somme simili a quello che fanno, simili a quello che hanno investito fino ad ora per acquistare i principali diritti televisivi. Vedete che ad esempio i giochi del 2016 hanno addirittura perso il 10% rispetto a Londra e il 26% nella sola cerimonia di apertura, che è la trasmissione più vista al mondo, la trasmissione di sport più vista al mondo. Però quello che sta succedendo, dove si stanno andando a direzionare i broadcaster tradizionali, è quello di ampliare la piattaforma, quindi far diventare la piattaforma che prima era solo televisiva e unidirezionale, una piattaforma invece che si allarga alle nuove metodologie, ai nuovi media e che quindi permette di interagire col consumatore. Quindi da una difficoltà si sta creando l'opportunità di poter interagire col consumatore attraverso le nuove metodologie. Il mondo dello sport, alla ricerca di nuovi pubblici, si sta fondendo col mondo dell'entertainment. Il primo esempio qui sulla sinistra è forse quello più eclatante. La Formula 1 sapete che non è assolutamente popolare negli Stati Uniti, c'è la NASCAR, c'è la Formula Indy, quindi fare un gran premio di Formula 1 negli Stati Uniti significa non avere molto pubblico. Gli organizzatori cosa hanno fatto? Hanno organizzato il concerto di Taylor Swift in corrispondenza con il Gran Premio, e il 30% delle persone che sono andate a vedere il Gran Premio di Austin sono andate perché c'era il concerto, quindi sono riusciti ad attrarre un pubblico maggiore e sono riusciti comunque a incrementare l'interesse nei confronti anche della Formula 1. Ultimo ma non ultimo, e questo è un tema che veramente è assolutamente esplosivo, la generazione di contenuti. Tutti stiamo diventando generatori di contenuti, cioè lo sono i bright holders, che lo sono sempre stati anche se magari passavano attraverso i media, gli atleti sono diventati dei generatori di contenuti e soprattutto sono a volte molto più influenti rispetto a quello che sono le stesse squadre. Pensate al fenomeno di Ronaldo rispetto a quello che può avere in termini di fan rispetto a quelli che ha il Real Madrid. Gli sponsor che vogliono generare i contenuti attraverso la partnership con i right holder e i broadcaster, quindi ognuno oltre al pubblico che genera a sua volta contenuti che sono al di là della possibilità del controllo da parte di chi detiene i diritti. Quindi questo fenomeno è un fenomeno dirompente ed è un fenomeno con cui bisognerà fare i conti in futuro, perché da una parte va regolamentato ma dall'altra crea delle opportunità incredibili di andare a interagire e dialogare con i fan, che sono poi la vera ricchezza dello sport. Facciamo un rapido giro, poi torniamo su questi concetti. Professor Maffè, allora, quali sono i cardini del suo intervento? E soprattutto mi ha colpito molto quanto ha detto adesso da Nazari riguardo alla perdita del pubblico, ma in realtà è così? C'è questo decremento oppure c'è un interesse diverso? Si sta spostando, non più davanti allo schermo televisivo, ma davanti a milioni, miliardi di microschermi che però non trasmettono soltanto, ma ascoltano, comunicano. Quindi lo sport rimane pilastro dell'economia occidentale. Brutalmente vale il 3% del PIL europeo, 290 miliardi, fa 3,5% dell'occupazione. In Italia si giocano, negli ultimi 3 anni si sono giocate, giusto per far capire, 3 milioni di partite di calcio ufficiali.
sono volumi spaventosi che inducono la frammentazione e quindi una dispersione. Però attento, il digitale non ha il problema del broadcasting analogico per cui frammenti e perdi l'audience. Col digitale ciascuno vale. In questo senso la mia chiave di lettura è economica, cioè lo sport è l'ultimo signore del tempo perché ha il più grande potere di convocazione dell'attenzione umana. La faccio semplice. Una partita di calcio ci impone l'agenda più di nostra madre, ci fa scrivere commenti più della nostra maestra elementare e ci impone una fedeltà assoluta più del nostro partner. Questo potere di convocazione ha un valore economico straordinario che non ha paragoni con nessun altro media oggi, perché invece lì sì la frammentazione dei telefilm, delle news ha disperso in una diaspora irrecuperabile. Lo sport, pur essendosi moltiplicato come offerta, ha ancora la capacità di dire a quell'ora, in quel momento, e in c'è una densità che si crea, una densità che ha un valore, no? Parlavo prima di Zoff, io ho un altro mito, secondo me l'unico vero dio assoluto, si chiama Pierluigi Collina, che in effetti assomiglia un po' a Michelangelo dal punto di vista logico. Io dico sempre, perché lo sport non ha bisogno di organizzazione, è una comunità naturale primaria, antropologicamente precostituita. Facebook, con tutti i suoi soldi, ci ha messo 10 anni per avere 1 miliardo di affiliati. Io una partita di calcio, te faccio 10 minuti, faccio 1 miliardo di amici, friends, e 1 miliardo di avversari. Poi smontiamo tutto e ricominciamo dopo. Questo, il senso di questa cosa è molto semplice. Lo sport, in termini economici, è un grande motore di scarsità, di fattore di scarsità. Lato offerta, cioè lato squadre, federazioni, produce quello che noi chiamiamo IPR, cioè Intellectual Property Rights, i diritti, quelli che poi Luigi diciamo, offre e gestisce. Lato domanda, cioè lato nostro, produce attenzione umana scarsa. L'attenzione umana è un fattore limitato, non moltiplicabile, sono le nostre ore di vita, di lavoro, di attenzione. Senza attenzione umana non c'è commercio, non c'è investimento, non c'è formazione, quindi sono due fattori scarsi. Ah, problema non indifferente rispetto a quello che dicevi prima, negli ultimi 15 anni la span of attention degli esseri umani è scesa da 12 a 8 secondi, siamo sotto i pesci rossi, no? Per farvi capire la situazione. Lo sport è l'unico fattore che resiste al tasso di concentrazione elevata, perché tutto il resto, le news, hanno iperframmentato. Ma questo è importante perché una span of attention elevata ha un valore accumulato più importante. Quindi lo sport è l'unico che è riuscito a tenere il principio della linearità, della sincronicità, che sono essenziali per creare massa critica. Se non è massa critica, nessun brand investe, capisci? Questo è importante perché la logica è anche in un modello globale. Importante ma anche vincolato. Vi ho messo time zone perché Rio, no? Perché se la fai a Rio in un time zone fuori dall'Europa, alla fine poi un 30% le perdi, se non altro perché la sincronicità, c'è il vincolo che o guardi la partita in diretta o se no un minuto dopo, 10 minuti dopo. Io ricordo quando c'era, i primi tempi c'era Sky e la Rai, no? Che andavano in diretta, i primi mondiali, vero, per la vita scandita dei mondiali, perché io mi chiudevo in casa e con caldo della Madonna accendevo la condizionata, perché lo sapete la latenza del satellite, io sentivo urlare gol 3 secondi prima che il segnale di Sky mi arrivasse in casa, ed era intollerabile. Questo tema della latenza 3 secondi o 12 ore è centrale, Andrea, perché ovviamente io devo gestire, però è anche una capacità di fissare problemi organizzativi, gli eventi ovviamente sono un problema. Secondo punto, gli dicevo, lo sport ci fa scrivere più della maestra elementare. L'88% degli eventi sportivi, cioè degli utenti di eventi sportivi, usa second screen, cioè scrive, commenta, maledice, benedice, condivide. I media tradizionali hanno mobilitato occhi e orecchie, radio, televisione, però nient'altro. Il calcio, lo sport, mobilità le dita, il tatto, l'udito, il gusto, pure l'odorato, no? Perché sempre sudiamo. Esatto. Ed è quindi in questo senso pansensoriale. Quindi you'll never watch alone. La verità è che non lo guardi, neanche se sei da solo a casa lo guardi lo sport, perché ormai sei dentro a un meccanismo con un problema di ingenuità. Questo Luigi lo sa molto bene. Ti ho regalato Facebook e Twitter miliardi di minuti di attenzione umana, mi hanno regalati, perché non siamo stati capaci organizzativamente di incorporarne il principio. E cosa fanno gli utenti? Ci mettono le dita, ci mettono il pollice se sono contenti, ci mettono l'indice se vogliono segnalarlo agli amici, ci mettono il medio se gli girano quei 5 minuti. Il nostro obiettivo è che ci mettano l'anulare, cioè l'impegno alla fedeltà. Chiudo dicendo, ce n'è anche per le federazioni. Eh sì, quelli che io chiamo i signori degli anelli.
perché questi qua in gran parte sono politici. Luigi lo sa molto bene, è dura avere a che fare con i politici perché non sono razionali. Sì, certo. E in gran parte sono conservatori. Sì. Arrivederci, buonasera, grazie. Grazie. No, ce l'ho anche per voi, venite qua, me l'hanno detto che eravate qua. Okay. E il problema è che trasformarli in imprenditori, come invece per fortuna quelli che ci sono qua anche per quello, perché l'hanno già fatto questo passaggio, è importante. E abbiamo bisogno di una nuova segmentazione, ragazzi, perché voi siete cultori e difensori delle tradizioni, e ci sta, perché le regole sono quelle. Ma è importante che veniate, ci guardiamo in faccia, amici miei, perché se dobbiamo sostenere i flussi di cassa dello sport nel futuro, di fronte ai dati che ha dato il collega, cioè di una caduta verticale del broadcasting classico, e dobbiamo inventarci un metodo per cui la sincronia fra il modello organizzativo dello sport e quello della comunicazione sia migliorata. Questo vuol dire segmentare diversamente, no? Lo sport periodico è il campionato, lo sport eventuale è diciamo l'evento, no? Lo sport universale è il calcio, lo sport comunitario è lo sport di ultinicchio, il golf, faccio un esempio. Bisogna, c'è lo sport lineare. No, 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 il golf è uno sport importantissimo, assolutamente. È uno sport popolare. Lo deve diventare sempre di più, sì, sono sempre assolutamente favorevole, però in questo momento comunitario, per comunitario devo dire che ha un clan, un club, e ha bisogno di mettersi in discussione su questo, no, è un giudizio positivo. Chiudo dicendo, è evidente che la visione conservatrice di qualche federazione, scusi, presenti ovviamente, produce difficoltà. La battaglia per il VAR che ha fatto... Innanzitutto grazie Luigi di avermi detto che non si poteva proiettare dove le prime due presentazioni, e quindi già è una trappola, mi sembra un polone, mi sembra chiaro. Dopodiché hai detto siamo tutti amici e ci anzi sviluppiamo il nostro network, mi sembra il signore degli anelli, non mi sembra. No, dopodiché penso che possa essere interessante, anche visto le persone che sono qua e chi ci sta ascoltando, magari anche capire e approfondire verticalmente quello che lei oggi nella slide precedente o quello che ritiene, diciamo, della cultura della cultura analogica che ha lei come visione del mondo, probabilmente del mondo delle federazioni, del mondo del comitato olimpico, quello che, proprio per capire effettivamente se quello che stiamo oggi facendo sta andando verso la direzione secondo lei corretta, oppure quello che stiamo oggi facendo magari non risponde a quelle esigenze del dito anulare medio. Direi che il dibattito di stasera serve anche proprio quello, a vedere, perché siamo un po' tutti al servizio degli utenti e anche degli sponsor che stanno chiedendo cose nuove, altrimenti qual è il problema? Che gli e-sport stanno succhiando tempo e attenzione umana dei nostri giovani, ve lo dico sinceramente, perché gli stessi numeri che vede lì se li vedo anch'io, e siccome quelli sono nativamente digitali e nascono con processi organizzativi rigorosissimi e scientifici, attenti che non abbiamo il diritto eterno all'attenzione. Quindi la chiamata di uno che ovviamente tifa, se volete, per lo sport tradizionale, ma vuole che non rinunciamo a nessuno degli strumenti nuovi. Chiudo dicendo quindi, eccolo qua, no? Non possiamo correre i 100 metri col tacco 12, perché dobbiamo scaricare a terra molta più dell'energia che generiamo. Allora, togliere il tacco 12, mettersi le scarpe giuste, no? Bisogna combinare, giustamente, prima si faceva notare, lo sport di squadra hanno affiliazioni perenni, quelle individuali hanno affiliazioni di picco, soggettive, spesso anche trasversali, però non trasferibili, cioè finita la carriera dello singolo campione, finisce. Quindi in termini patrimoniali, la squadra è patrimonio, il giocatore è flusso economico, flusso di cassa. Chiudo dicendo che cambia anche le professionalità di tutti noi, no? È una malattia cronica lo sport, che curiamo come se fosse una frattura stagionale, cioè tutte le volte dicono stai bene, ma tanto lo sai che non mi passa più, trattami come un cronico, mi spiego? È come trattare un diabetico dicendo ti serve un po' di insulina domani, ovvio, però per far questo servono professionalità molto diverse, e purtroppo non le vedo sempre nelle federazioni e neanche nei media, perché a volte vedo un dottore mezzo rincoglionito che guarda una risonanza magnetica senza capirla, mentre i dati digitali hanno bisogno di interpretazioni diverse. Okay. Caro Presidente, io quello che volevo dire è approfondire questi argomenti. Abbiamo, cioè, come se dicessi tutti i professori dell'università non li vedo, cioè vediamo quali sono, vediamo, entriamo nell'argomento, cioè dove lei non vede o vede determinati casi che potrebbero essere migliorati o migliorabili all'interno delle federazioni o all'interno di strutture, diciamo, un
un po' più puntuali, un po' più analitiche, perché questo potrebbe essere invece un'occasione per discuterne, per parlarne e per provare a migliorare laddove fosse. Io da 4 anni seguo figli di sasso, è un mal costume nostro, prettamente molto italiano, in cui si dice tutto va male, però poi entriamo. Cosa esattamente lei pensa che possa essere migliore? Non voglio, scusami. No, chiedevo soltanto dopo il suo intervento di darlo a Giampaolo Montali, perché voleva fare una precisazione. Sì, ne approfittavo, perché... Ci possiamo dare del tu magari per evitare l'ella? Allora, dal momento che ritengo che il professore ha fatto un'analisi molto veloce, rapida, su concetti che se avesse avuto un po' più tempo li avrebbe espressi sicuramente in modo diverso, ne sono certo. Essendo anch'io docente, lei insegna a Bocconi, se non la sta dall'altra parte della strada, quindi capisco che c'è sempre da parte di chi è un docente, un formatore, la ricerca di andare alla ricerca in un campo che è diverso da quando si va a parlare dello sport. Cioè, lo sport, e me ne accorgo io per primo, lo sport per parlarne in certi momenti e con un certo profilo bisogna anche averlo praticato, secondo me. Bisogna sapere cosa vuol dire fare sport. Cioè, lei ha prima messo i 5 anelli, no? Le federazioni, il CONI, una delle missioni del CONI è quello di fare sport agonistico, cioè quindi quello di portare risultati a seconda delle varie discipline. Quindi non possiamo fare di un organo così complesso, così importante, che è mirato solo all'esecuzione di risultati sportivi agonistici, metterlo dentro a un calderone più generale di cose invece che riguardano invece la sfera più gestionale della cosa. Poi che tutti quanti guardiamo certe organizzazioni, tutti quanti sono politici, dai politici quelli di mestiere, cioè nello sport, però dietro alle federazioni c'è un lavoro mirato all'aspetto agonistico, che molte volte quando si parla con un profilo più didattico o più universitario, come è stato il caso suo, si dimentica dietro di questi aspetti. E secondo me ci sono due aspetti fondamentali, perché chi si occupa delle varie federazioni, l'obiettivo è quello di fare sport e di fare risultati sportivi agonistici. Questa è l'unica cosa che volevo permettermi di dire sulle cose che ha detto lei. Poi tornando anche ai discorsi che ho sentito prima, sono un po' in difficoltà, non so cosa mi direi di me se mi presenterai, perché prima ho sentito qualcuno che ha parlato degli sport americani come sport stupidi, tra virgolette. Io non ho idea di cosa pensa del golf a questo punto, ho qualche dubbio anche su questa cosa qua. Ecco, la cosa che vorrei, che secondo me è importante, è questo, cioè quando si parla di sport, come si è parlato di calcio, alla fine poi lo sport non è competizione nello stato puro, quindi molte volte ci dimentichiamo di questo aspetto e guardiamo più altri connotati che sono di natura più generale. Io farei venire anche lui alla così facciamo proprio anche il dottor Messiero. Volentieri, io non voglio monopolizzare, era chiaro che una sassata volevo tirare con amicizia per propagare un po' di discussione. È la sassata di Davide a Golia questa. Ti spiego se posso intervenire. Da alcuni anni collaboro con la Federazione Italiana Gioco Calcio per fare due processi fondamentali. Per esempio, trasformare le partite in una fonte di dati scientifici rigorosi e per esempio gestire la comunità di 1.400.000 associati e farla diventare un'organizzazione e non una lista. Okay? Queste sono due basi fondamentali per consentire a chi fa mestiere di Luigi e a tutti noi di trasformare lo sport in un equilibrio delicato ma bellissimo fra competizione, spirito sportivo, che è ineliminabile, tanti noi che sono qua a difenderlo fino alla fine, alimentandolo con un ciclo economico adeguato, che invece oggi è in pericolo, e colgo la presenza del collega, perché senza soldi il circo dello sport si siede, invece il circo dello sport può essere alimentato essendo uno dei business con un potenziale di crescita più elevato. Quindi è chiaro che facendo l'economista io guardo il lato economico e gestionale, quindi due punti per farti capire: generare dati, e chiudo perché questo, dove sta quindi il punto di incrocio? Nel capire che cosa genera valore tra voi che lo organizzate e lo gestite e noi che lo studiamo e cerchiamo di portarlo al mercato. Ecco, il tema dei dati per me è centrale, lo diceva te Andrea. Lo sport deve accettare la sfida di produrre dati, perché i dati sono patrimonio, i dati fanno iniziare la partita molto prima
e non la fanno mai smettere anche dopo i 90 minuti o la performance, che rimane centrale nel tema valoriale, ma col dato si espande e la storia degli e-sport ce lo sta raccontando con chiarezza e non possiamo perderci questo segnale importante. E lo sport è, sì, tu sei padrone della sintassi. Gli e-sport non sono una minaccia e non pensiamo, sì, agli e-sport come una minaccia. Perché scusate, poi tanto vi vedrete al ristorante e parlerete ancora fra di voi. No, volevo sentire anche le altre voci. Paolo Nicoletti, che fa parte appunto della Fondazione di Cortina 2021 e tra l'altro si occuperà di un sistema innovativo delle riprese della televisione. Mi dicevi prima a microfono spento che finalmente la discesa libera potrà essere gustata, apprezzata in un'altra maniera, ma non so se tu volevi ancora intervenire. Sì, no, sicuramente uno dei nostri temi è quello di riuscire a raccontare lo sport in modo nuovo, ma devo dire una cosa, intanto lo sport sarà sempre in crescita, io sono molto ottimista, ma per una ragione semplice, gli sportivi sono le persone più innovative e più creative che abbiamo. Il più grande sondaggista americano degli ultimi 15 anni è Nat Silver. Lui ha preso le ultime due elezioni di Obama in maniera perfetta, era l'unico. Ha sviluppato il suo modello studiando una partita di baseball. Lui ha studiato i risultati attraverso i big data e da lì è diventato un più grande sondaggista americano. Ha applicato quello studio poi alla politica. È la politica che rovina lo sport, non viceversa. Lo sport nel tempo dell'antica Grecia era già straordinario ed era già uno straordinario meccanismo di comunicazione che veniva usato per vincere le guerre o per interrompere le guerre. Quindi questo purtroppo noi dobbiamo proteggerci dalla politica, ma non è detto che chi fa sport, certamente non gli atleti, anzi uno dei problemi dello sport è che ci sono pochi atleti che poi diventano dei politici sportivi, diventano dei dirigenti sportivi. Però abbiamo molti amatori, cioè la nostra, soprattutto nel settore dell'atletica, ci sono magari pochi sportivi a livello agonistico competitivo, ma abbiamo tantissimi amatori. Perché è un grande campione che di solito ha qualità di innovazione, intelligenza, e per definizione uno che fa un gesto in maniera diversa dall'altra, perché difficilmente il grande campione è quello che vince perché è più forte da un punto di vista solo muscolare o più veloce. Di solito introduce sempre un elemento di... Io adesso organizzo il mondiale di Cortina, tomba, cambiava il modo di sciare. All'inizio, quando aveva 17 anni, lui scendeva, gli allenatori, no, dice, ha fatto una linea completamente sbagliata. Peccato che a 17 anni dava 2 secondi alla nazionale di gigante, che era la prima al mondo in quel momento. E quindi a un certo punto l'allenatore ha detto, ma forse ha ragione lui, no? Era quello che Cotelli chiamava sciava col peso sui due sci al 50%. Quindi io colgo positivamente la provocazione, non quella degli spot che detesto, ma vabbè è un mio limite, però quella di raccontare in modo diverso, non c'è dubbio, i miei figli vorrebbero sapere quanto si piega in curva uno sciatore, quanto pesa su uno sci piuttosto che un altro, la biodinamica, tutte queste cose qua. Noi abbiamo un problema nello sci, e qua mi ricollego, la libera, che è la disciplina regina, non riesce a dare il senso in televisione della straordinarietà dell'atleta. I salti che fanno questi sciatori sono pazzeschi, la pendenza della Strasburg, che è la più grande libera del mondo, è una festa, l'Austria vive sulla gara di Kitzbühel, come per noi potrebbe essere il campionato mondiale di calcio, è una pista che se uno la vede dal vivo fa riflessione. In televisione non ci si rende conto. Adesso non so, io avevo anche io mi sono portato il film. Diego, solo a me e a te l'hanno detto, secondo me. No, ma anche a me l'hanno detto che non c'era, però c'è un filmato di Christian Chiedina a Kitzbühel. Non ci si rende conto di quello che lui fa, però il telecronista riesce a trasmetterlo. Poi vi spiego, secondo me, perché è straordinario. In francese. Già così si capisce che è ridere, ma vi assicuro non è niente. Thank you.
Se in quel momento non è perfetta, lui vi assicuro che gira come un elicottero a 140 all'ora. Lui è diventato l'eroe di Kitzbühel. Quella volta non ha vinto, magari forse anche per pochi centesimi per quella spaccata, però questo solo lo sport, e lo sport fisico purtroppo ce l'ha. Cioè è l'incertezza, è la genialità. Noi dobbiamo saperlo raccontare. In questo caso il telecronista francese è stato straordinario perché si è capita subito la sorpresa. Adesso le qualità dell'immagine non era eccellente, però il sorriso dell'atleta alla fine, l'altro atleta che era stato superato da Christian che rideva, ecco questo, in questo caso è stato il gesto di Christian che ha permesso di comunicarlo. Non c'è dubbio che noi stiamo ragionando per introdurre delle nuove modalità di ripresa, ma anche di raccolta dei dati, perché è necessario questo, ma è necessario stare, gli atleti lo sanno più di noi. L'anno scorso con Diego, che secondo me è un manager straordinario che il CONEA, ci avevamo inventato una cosa, poi siccome effettivamente nello sport un po' di conservazione c'è, se posso dirla, noi ci eravamo inventati di fare un evento alternativo di fianco alla gara di sci, che volevamo, posso dirlo? Volevamo fare la rivincita della finale olimpica di beach volley, che c'era stata a Rio fra gli italiani e i brasiliani, a Cortina sulla Neve. Effettivamente ci hanno dato dei pazzi, ecco, magari potevamo anche risparmiarlo, però insomma no, ma io volevo sentire da Fabio Pagliara, segretario generale della FIDAL, quanto il successo, no, volevo dire, però se ne possono fare e ne faremo, e ci sono tantissimi eventi alternativi che in tutti i grandi sport si stanno introducendo, anche se secondo me rimane fondamentale riuscire a raccontare il proprio sport nel modo giusto, perché ripeto, adesso siamo in un momento in cui la comunicazione cambia, non ce ne sono stati tanti nella storia, ma lo sport in fondo dai tempi antichissimi ad oggi è sempre stato al centro dell'attenzione e riesce ad aumentare quella statistica dei 9 secondi, in alcuni casi a minuti di tensione infinita. Poi noi interisti, adesso la Pia c'è una Juventina, allora faccio, in realtà l'elogio dello sconfitto, cioè se noi non amassimo anche la sconfitta non sopravviviamo. Allora volevo sapere appunto quanto il successo di un evento, di una manifestazione, non dipende soltanto dalla qualità delle telecamere, dalla qualità delle riprese, ma anche dalla qualità dell'impiantistica. E soprattutto dagli scenari. Quando c'è la Maratona di Roma è uno spettacolo. Se si dovesse fare la stessa ripresa allo stadio Paolo Rosi per una gara di velocità, io penso che la migliore telecamera del mondo non riuscirebbe a rendere nulla, perché è così di fatto. Sì, faccio anche io due premesse su quello che ho sentito finora molto rapidamente. Una è che mi sono trovato in qualche modo in un déjà vu di qualche anno fa, quando McCormack disse a uno dei primi convegni sullo sport, dice: il problema dello sport italiano è che
ci sono tre sport che in realtà vanno per la maggiore in Italia, che insomma, in qualche modo annusano tutti questo, sono il calcio, poi il calcio e poi il calcio. Quindi l'abbiamo oggi vissuto nel senso che c'è questa diciamo, questo calcio centricità, no? del nostro ambiente. E l'altro è che lo sport in fondo si divide molte volte fra chi lo guarda e chi lo fa, e molte volte non escono in questi studi. No, io vedo il caso nostro, noi siamo in una situazione atipica, perché dobbiamo spiegare che noi abbiamo uno sport che è l'atletica da un certo punto di vista, che è quella che viene fatta in impianti, alcuni bellissimi come lo stadio olimpico durante il Golden Gate, alcuni invece che sono assolutamente obsoleti come il Oro Rossi. Dico soltanto per inciso, quando parlo di innovazioni, che il Rosi è da 3 anni, a seconda delle varie realtà politiche, che noi diciamo che lo sistemiamo con le nostre risorse, non riusciamo a farlo, quindi un problema diciamo, non tanto federale, ma insomma della politica in senso lato. Ma diciamo che affianco a questo poi c'è lo sport dei praticanti che a volte va oltre, e che proprio per il processo di digitalizzazione, di raccolta dei dati, ma anche dei social, diventa dal punto di vista anche della comunicazione estremamente interessante. Noi abbiamo 7 milioni di italiani che in qualche modo corrono, il 45% sono donne, il 55% sono uomini, e che ciascuno non soltanto corre come filosofia di vita, insomma non lo sto qua a far lunga perché i tempi sono stretti, ma che ciascuno, ed è studiato e provato, in realtà poi ha una passione smisurata per il fatto di condividere sui social quello che fa. Il direttore dei gadget assolutamente, sì, della dieta dei runners, e scopri che cresce più che cifra, ed è quella condivisione del dato, è quasi centrale. E c'è un meccanismo di run economy, di condivisione, che è estremamente interessante, che noi stiamo certamente sviluppando. È chiaro che se noi vediamo la federazione, qua c'è il mio appunto, è stereotipato sul fatto soltanto che è legata all'olimpismo, legata alla tempo Mennea, ora Torto, Tamberi, per quanto ci guardo altro, la vediamo soltanto in una delle sfaccettature su cui poi giornalmente noi combattiamo. Quindi c'è questo, ma c'è un ragionamento che nel caso nostro, proprio perché siamo coscienti che il 33% degli italiani dice che fa running e il 10% solo dice che fa atletica. Quindi siamo rimasti anche un po' stupiti, perché siamo in assoluto il primo sport da questo punto di vista, ma il 33% è inconsapevole, non sa che sta facendo atletica quando la mattina fa, non so cosa diceva prima, lo sport più democratico, forse era Luigi, lo scoppio democratico, sport democratico è l'atletica, ti metti le scarpette e corri, no? Il calcio è democratico nel senso che lo sport globale per antonomasia. Quindi dicevo, in realtà sotto questo aspetto noi abbiamo la fortuna e la grande opportunità, cosa che poi come FIDA stiamo facendo con Progetto Parchi e altre cose, di sportivizzare le città. Niente sportivizza le città come la corsa o i parchi, perché è la cosa più facile. Quindi noi faremo la Via Pacis, che è adesso un evento straordinario di collegamento da questo punto di vista, perché la grande bellezza di Roma, insieme ai valori, perché poi il valore dello sport è tendenzialmente dato dai valori. La prima mezza maratona interreligiosa. Interreligiosa, in maniera però che affronta il problema della pace, dell'integrazione in maniera profondamente laica, nel senso che poi alla fine quello che facciamo, si parte da Piazza San Pietro, noi, io faccio la 5 km, quelli che sono più bravi fanno la meta, partono da San Pietro, toccano la moschea, la chiesa valdese, la sinagoga, e rientrano con l'angelo del Papa, per dimostrare che lo sport, in questo caso la corsa, unisce come altro. Ecco, io credo che dal punto di vista della comunicazione, poi anche del marketing, dobbiamo cominciare a distinguere, far capire anche quanto i praticanti siano a loro volta vettori di comunicazione, siano essi stessi e comunicatori. E da questo punto di vista, dico, il mondo del running per noi è una risorsa immensa, fa sì che noi siamo passati in 3 anni da 180.000 tesserati a quasi 300.000 tesserati, quindi con dei risultati straordinari. E nello stesso tempo, che era un po' il tema che leggevo prima, il valore dello sport non dobbiamo mai dimenticarcelo, è dato dai valori. Io dico sempre che ho la fortuna di fare un lavoro che pagherei più o meno per fare, no? Il datore di lavoro nostro, come lo vedo con Diego, Gian Paolo, cioè ci conosciamo tempo, in realtà è la passione, poi abbiamo la fortuna anche di essere pagati, se Dio vuole. Però in realtà c'è questa grande forza. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, la comunicazione, la connessione da questo punto di vista deve cambiare, tenere conto non soltanto di quella abituale
che a noi ci vede molto perdenti, quante persone vedono una gara di atletica? Ovviamente poche, ma che poi vede nel territorio in realtà magari una forza molto maggiore. Giampaolo Montari è il direttore generale della Ryder Cup di golf. Quanto è democratico il golf? Beh, in questo momento lo è moltissimo, perché l'abbiamo fatto diventare lo sport e dobbiamo farlo diventare lo sport di questo paese. È un progetto su cui stiamo cercando di lavorare molto, sulla comunicazione, e siamo molto fortunati di aver trovato un partner come Infront, perché dalla nostra collaborazione credo che potremo cominciare a far capire quello che è in realtà il progetto. La Ryder Cup, tutti sono convinti, erano convinti fino a poco tempo fa, che fosse solo una manifestazione di 7 giorni che si svolgeva in un'azione. In realtà noi siamo riusciti a portare in Italia la Ryder Cup solo grazie a un progetto di 11 anni, quindi la Ryder Cup non si limiterà a arrivare fino al 2022, ma sarà un progetto che si estenderà fino al 2027, perché per costringere la Federazione Internazionale Golf a segnare l'Italia, un paese senza cultura golfistica, con soltanto 90.000 tesserati, vi faccio un esempio, l'Austria ne ha 120.000, la Spagna 380.000, la Germania 450.000, un paese che ha i più bei campi del mondo in assoluto, ha soltanto 9.000 praticanti. Quindi siamo uno sport da terzo mondo, tra virgolette eravamo, per quello riguarda il tesseramento. Abbiamo convinto tutti con un progetto importantissimo. È stato un anno anche molto difficile, perché è stato un anno vissuto pericolosamente, perché convincere questo paese che il golf poteva essere uno sport di grande appeal sull'immaginario collettivo e sul nostro paese non è stato facile, perché abbiamo dovuto lottare per dare sostenibilità, e abbiamo avuto la fortuna di trovare due organi che sono stati decisivi per noi, proprio quelli che, contrariamente a quello che diceva il professore, cioè la politica. Senza il governo che desse 60 milioni di euro contributo per l'organizzazione della Ryder Cup, 97 milioni di euro a garanzia, non saremmo mai potuto avere questa manifestazione in Italia. E dall'altro campo invece, senza invece la politica, quello che chiamiamo politica dello sport, cioè il CONI, il suo presidente Malagò, che supportava per quello che riguardava l'aspetto agonistico e sportivo, non avremmo mai potuto portare questa manifestazione, che è la terza manifestazione per importanza mediatica nel mondo, viene subito dopo la finale del Mondiale di Calcio e l'Olimpiade. Quindi tutte le altre manifestazioni, Super Bowl, sono dietro dal punto di vista dell'importanza mediatica. Quello che stiamo cercando di fare è far capire che questo è un progetto che ha delle risultanze fondamentali, uno dal punto di vista anche economico, dell'indotto economico che porterà in questi 11 anni al paese Italia, ed è questo il motivo che ha convinto il governo a darci la sostenibilità economica, perché questo progetto porterà in Italia, nel nostro paese, circa 1 miliardo di euro di valori dati da tutto quello che sarà tutto il lavoro che faremo in considerazione di nuove infrastrutture, difesa dei posti di lavoro, il lavoro fatto sul territorio, la possibilità di valorizzare il turismo golfistico, che è un'altra delle caratteristiche importanti di questo paese. Quindi con dei temi oggettivi, basati su una comunicazione oggettiva, siamo riusciti a convincere anche delle parti politiche che in un certo momento erano assolutamente contrarie, fargli capire che questa è una grande opportunità per il paese. Dall'altra parte invece l'aspetto quello più sportivo, agonistico, è quello che mi interessa un po' di più, lasciare a questo paese una legacy in uno sport che fino a ieri è considerato uno sport d'élite, solo esclusivamente per chi se lo poteva permettere. Ecco, lavoreremo con un piano strategico mirato in questi 11 anni per far diventare questo uno sport popolare, aprendo delle strutture leggere, comode, campi pratica, cercheremo di lavorare con la scuola, con il MIUR, attraverso il CONI per lavorare e creare sensibilità, e far diventare questo uno sport come è nei paesi anglosassoni, dove una persona si appassiona, con 5 euro, con 5 dollari entra in un campo e può giocare. Quindi dobbiamo cercare però di essere bravi a lavorare sulla comunicazione, perché sono venuto con molto piacere qui a parlare del golf, non soltanto perché Infront con noi sarà un nostro partner straordinario, ma perché noi abbiamo proprio bisogno di, siamo forse lo sport più difficile da far passare questo messaggio, che vogliamo essere uno sport di tutti e vogliamo essere uno sport assolutamente popolare. Quando prima parlavamo di fare cose eclatanti, noi per dimostrare che questo è veramente lo sport aperto a tutti, ma che questo è un progetto di intero paese, abbiamo deciso di partire con i primi 2 t-shirt simbolici di partenza della Ryder Cup nel punto più a sud del paese, quindi in un posto straordinario come la Valle dei Templi, e poi abbiamo bissato qualche settimana fa invece nel punto più a nord dell'Italia, che è la vetta del Monte Bianco. Siamo andati a 4.000 metri a fare questo t-shirt simbolico, dove abbiamo imbragato i giocatori
dove credo sì. che su questo punto di vista so anche che qualcuno ha rischiato di morire assiderato sì, per cercare di perché abbiamo ecco lo sport è anche questo, bisogna avere il coraggio di osare. Prima si doveva parlare di innovazione, secondo me sono tre i criteri fondamentali che determinano l'innovazione soprattutto nel settore sportivo. Il primo è la competizione, cioè non ci può essere innovazione se non c'è il senso della competizione, e qualunque disciplina nostra, atletica leggera, il golf, lo sci, se non ha uno senso della competizione verso altre manifestazioni già fatte, verso altre realtà, non può essere innovativo. La seconda cosa è l'unicità. Sei innovativo se sei unico, non se vai a copiare, se simioti altre realtà o se simioti altre cose. Quindi l'unicità è un altro secondo parametro, secondo me, decisivo dell'innovazione. E il terzo parametro decisivo dell'innovazione per me è la paura. Paura. Io qualche tempo fa un giornalista, per aver vinto un mondiale con una nazionale di un altro sport, mi disse: ma qual è il segreto per aver vinto sempre in ogni posto dove è andato? Io dissi: ho vinto tanto perché ho sempre avuto paura di perdere. Ecco, quando si lavora in certi ambienti, il CONI, le federazioni sportive, la paura di non riuscire a fare una cosa, tu che sai cosa vuol dire arrivare primo e vincere, è la cosa che fa stare tutti svegli. Shetty si faceva dire a Macbeth: essere pronti è tutto. Ecco, nel mondo dello sport la paura secondo me è un grandissimo lubrificante per stimolare e soprattutto per rimanere innovativi, per rimanere al passo con i tempi. Allora, l'amministratore delegato di Infront è Luigi De Siervo, voi direte è il personaggio più importante della sala, per me no, perché per me è più importante Chiara Signorotto, che mi detta i tempi e siccome dobbiamo chiudere praticamente, io vi lascio con una stessa domanda, rispondete per favore brevemente perché dobbiamo purtroppo liberare la sala. Voi appartenete a mondi diversi, non siete proprio in stretto collegamento con il calcio. Allora, che cos'è che, tra virgolette, invidiate al calcio o vorreste avere dal calcio? La fan base, direi. Il numero di fan, il numero di potenziali punti di contatto che il calcio ha creato, perché è lo sport universale. E la possibilità di comunicare ogni domenica qualcosa ai propri fan, la possibilità anche di comunicare quali sono le cose positive che si è fatto. Mi ha detto come battuta, ho avuto un piccolo ruolo anche nel calcio tempo fa, il lavoro era il butta fuori, cioè sono troppi giornalisti, troppe persone che vengono, troppi spettatori. Invece lo dobbiamo fare butta dentro, quindi per cercare di far venire le persone, cioè, quindi questo aspetto è una cosa che chiaramente il calcio ha in maniera straordinaria, quindi rispetto a noi, a nome dell'atletica. Professor Maffè? Densità e frequenza. Densità perché il calcio è un coagulante straordinario e riesce a densificare fanbase che sono estese ma sono dense. Ci sono tanti sport polari, ma la densità, ecco, il tema per esempio running, che fa fatica a fare densità, a parte le maratone, no? E frequenza, perché il problema del calcio, la grande problema del calcio, è che è veramente conversazione sistematica della giornata. Cosa che non sempre tutti gli sport sanno fare, però il golf, per esempio, è un tema dei paesi anglosassoni che invece tiene moltissima conversazione insieme al tempo, no? Quindi quello che per noi il calcio, no? Weather and golf sono per me densità e frequenza sono due vettori economici, ovviamente, no? Perché ovviamente quando io ho densità riesco a fare scala, quando ho frequenza riesco a fare tempo, e quindi nella mia testa riesco a fare organizzazione e valore. E che sia chiaro, poi metto volentieri a vostra disposizione per fare dell'Italia il più bel campo da golf del mondo e del CONI una squadra vincente. E ci dividiamo questo lavoro, nel senso che senza soldi lo sport non cresce, no? E il modo in cui abbiamo fino adesso gestito i flussi finanziari, a parte i finanziamenti della politica, che sono sempre benvenuti, ma sono strutturalmente insufficienti e non neghiamocelo, è essere in grado di attirare i soldi privati, sia quelli degli utilizzatori che quelli degli sponsor. Senza questa chiara missione che dobbiamo condividere, okay? Senza questa disciplina che dobbiamo rispettare, lo sport si impoverisce o ci viene sottratto da chi ha fatto di questa visione una strategia sì competitiva e sì politica, mi riferisco agli amici cinesi, che francamente non vorrei proprio
come dire, a cui non vorrei rinunciare, neanche a me piace perdere, la paura di perdere nei confronti di un'Asia che ha i numeri per vincere, con un'Europa che avrebbe tutta la cultura e tutta l'organizzazione per vincere, ma è frammentata ed è divisa, ecco, questa paura anch'io ce l'ho e vorrei che fosse condivisa per tutti. Però qui ritorniamo, e mi rivolgo al direttore marketing di Coni Servizi, al discorso principale, cioè alle infrastrutture, ai servizi, agli stadi, all'ospitality. Non è un compito facile qua in Italia. Vabbè, diciamo che è un argomento che è stato abbondantemente toccato anche nel precedente speech da Luigi molto bene. Sicuramente quello che il CONI oggi sta facendo è un lavoro estremamente importante proprio per attirare investimenti privati. Diciamo, è uno degli obiettivi in cui il presidente Malagò ha cercato di riorganizzare il mondo diciamo, più del marketing del CONI già da 4 anni. I risultati già negli ultimi 3 anni, quindi sostanzialmente prima di Rio e già l'anno successivo a Rio, è stata la creazione di una nazionale olimpica e quindi la consapevolezza di avere tante federazioni unite sotto un'unica nazionale e aver creato un brand che si chiama Italia Team, che oggi è riconosciuto non solo in Italia ma anche a livello internazionale, dove va a canalizzare una serie di investimenti internazionali di grandi partnership. Oggi abbiamo partner da Alibaba, Intel, Toyota, quindi grosse aziende a livello internazionale che investono sul nostro brand italiano e comunque portano ricavi. Sono dei numeri non privati ma sono assolutamente pubblici. Ad oggi stiamo facendo circa 34 milioni di euro annui in termini proprio di, fra virgolette, investimenti privati che riversiamo nella preparazione olimpica. A margine di questo, l'altra attività che noi creiamo attraverso gli eventi sportivi, oggi fatturiamo circa 85 milioni di euro l'anno e vengono fatturati attraverso gli eventi sportivi gestiti direttamente dal CONI, attraverso e con le federazioni, che sono gli internazionali di tennis, sono le 6 nazioni di rugby, il Golden Gala, l'equitazione attraverso Piazza di Siena, un altro che è il Global che viene fatto sempre a Roma, il Foro Italico. A Milano faremo forse il più avveniristico torneo di tennis Under 21 che si chiamerà Next Gen, che cambierà un po' le regole del mondo del tennis. Lo faremo insieme all'ATP, è un progetto che ci vede proprio scelti dall'ATP, quindi come CONI, per innovare determinati processi e creiamo una serie di valori, cercando di creare una serie di valori di prodotto nel mondo dello sport. Quindi quando, diciamo, secondo me quello che dice è assolutamente importante e corretto, perché quello che serve è creare quel famoso big data. Su quel famoso big data, cioè cercare comunque di mettere a sistema i nostri, chiamiamoli, tesserati, è un progetto che è già in corso attraverso una serie di società in house. Oggi profiliamo circa 16 milioni di persone che fanno sport, a questi cominciamo a dare tutta una serie di servizi, da finanziari, assicurativi, bancari, e stiamo capitalizzando che hanno un concetto di hub, e quindi l'hub dello sport passa da un processo prettamente, ovviamente importantissimo, sportivo, a un processo di sviluppo e di valorizzazione. Questo è il trend che noi stiamo prendendo. Quello che invidiamo il calcio, ovviamente, è all'interno della Federazione Gioco Calcio, all'interno della grande casa del CONI. Io credo che tutti gli sport devono apprendere dal calcio un po' la consapevolezza di essere forti, insomma, non so come dire, un po' quel concetto di non vedere mai un bicchiere mezzo vuoto. Autostima. Esattamente. Cioè, io credo che ormai siamo in un mondo, e prima ne abbiamo parlato, molto interessante in termini di comunicazione, il mondo digitale, di social, dove attraverso i social è un concetto molto semplice, cioè think global e act local. Quindi attraverso questa digitalizzazione oggi si può veramente parlare di qualsiasi tipo di sport, e il concetto di sentirsi sport minori è un concetto che un po' è limitativo per chi lo dice, non più per chi lo pensa. Cioè, si sentono minori, di conseguenza non c'è la voglia di, no, è finito. Cioè, non esiste uno sport che è minore rispetto agli altri, e la visibilità si conquista attraverso la comunicazione, attraverso la promozione, attraverso buone idee, attraverso trovare progettualità ovviamente innovative, comunicando il loro più grosso prodotto, chiamiamolo prodotto visto che siamo in termini di comunicazione,
che in realtà è l'atleta, cioè colui che poi esprime il vero valore dello sport, che il CONI e tutte le loro federazioni eccetera mettono al centro di qualsiasi tipo di progetto. Pensiamo a chi fa sport, e su questo pensiamo a chi fa sport già nella generazione Z, che sono i nostri figli. Quindi pensiamo alle scuole, pensiamo all'impiantistica sportiva, pensiamo alla formazione, pensiamo a come noi effettivamente rivogliamo una nostra, come dire, i nostri valori espressi nella nostra nazione. Perché poi non ci dimentichiamo che siamo straordinari, perché noi italiani, al di là di tutto, siamo nella prima fascia del ranking mondiale alle Olimpiadi per le prestazioni e medagliere in qualsiasi altro sport. Abbiamo avuto un'estate ricchissima di successi, dal nuoto, come avrete sicuramente visto, dal nuoto, sì, nonostante l'atletica, sì. E quindi devo dire, diciamo, siamo, diciamo, se ogni sport capisce la consapevolezza di essere, di avere la possibilità di essere forte, come oggi si sente il calcio, con quel pizzico di arroganza anche in più che potrebbe servire a tutti gli altri sport, secondo me potremmo continuare a crescere con idee, progetti e contenuti atti allo sviluppo di tutto. Giampaolo, tu cosa toglieresti al calcio? Cosa vorresti avere? Ma dunque, io ci ho lavorato 4 anni alla Juventus e alla Roma. Dirò una cosa un po' controcorrente: io quello che video del calcio è la pressione continua, la criticità continua, mi spiace dirlo, però è così. E questo passaggio che diceva adesso Diego, di non considerarsi uno sport minore, credo che sia una cosa fondamentale, però credo anche che ai nostri sport manca proprio questa criticità continua nel quotidiano, in alcuni momenti, perché ritengo che la vera fortuna di un'organizzazione siano i dubbi del capo. E i dubbi è il capo che gli fa venire, o il suo team, le sue persone, ma anche chi è verso l'esterno che lavora. Quindi la cosa che mi è mancata quando sono andato via dal calcio è questo: ogni giorno sotto tensione, sotto pressione. Probabilmente la cosa che è una persona. Tu hai bisogno sempre di un cuneo per vivere, la, sì, paura, no, la pressione. Ma guarda, il problema sai cos'è? Che purtroppo nella vita mi sono sempre occupato di fare solo una cosa: giocare per vincere. Quando giochi per vincere, tu una cosa è una scimmia che ti porti dietro sulle spalle. E qualunque cosa poi fai la vedi solo in quell'ottica lì, i dettagli, se diventi maniacale. Infatti mia moglie non è che apprezza molto la mia vita, infatti non è qua, è in albergo, la vado a prendere dopo perché sa perfettamente quello che avrei detto e si troverà d'accordo con me, non è una vita piacevole. Nicoletti, volevo sapere cosa toglieresti al calcio, come, ma cosa ti piacerebbe avere. Ogni tanto sono così matti, ogni 10 anni mi chiamano, quindi potrei dire che non invidio, e quanto a Lego, sì, nel calcio ce n'è tanto. No, in realtà secondo me aveva parlato molto bene prima Luigi, cioè il calcio una cosa di straordinario ce l'ha, e come sport di squadra è certamente molto popolare, e quell'idea che non c'è una tipologia di atleta che gioca a calcio è quello che lo rende straordinariamente trasversale. Cioè un grande calciatore può essere molto alto, basso, piccolo, snello, forte, potente, perché in fondo fa gli sport che è più un gioco, cioè alla fine è un gioco con la palla, è più un'abilità che un fatto atletico. Detto questo, invece, da un punto di vista dello sport che seguo di più in questo momento, cioè lo sci, quello che a me farebbe piacere e con cui, e su cui stiamo lavorando anche con Diego e col CONI, è che ai grandi eventi sportivi come un mondiale ci fossero fra gli spettatori molti altri sportivi di altre discipline. Questa è una cosa che proprio attraverso i social sta accadendo, cioè i grandi campioni si riconoscono e si scambiano messaggi. Totti e Federer sono amici, parlano, e non solo Totti e Federer, che ovviamente sono un esempio facile, ma le sciatrici, i discesisti, cioè adorano l'automobilismo, la moto, la velocità, molti sciatori sono surfisti. Quindi uno dei nostri obiettivi a Cortina è di avere una tenda VIP potenzialmente di grandi personaggi che nella mia testa sono molto, molto i giovani, gli sportivi di altre discipline che vengono a vedere un grande evento e che poi comunicano. Poi certamente c'è il tema di imparare a comunicare lo sport usando i nuovi strumenti, ma di nuovo non è lo sport che è indietro, siamo noi, è la comunicazione, forse info, forse sono i grandi broadcast. Perché è difficile riuscire ad applicare a un'industria così estesa numericamente,
a un fatto sociale così esteso immediatamente quello che è l'avanguardia della tecnologia. Cioè la tecnologia, prima di diventare di uso civile in qualsiasi altra industria, ha bisogno di tempo. Questo vale per la macchina elettrica, questo vale per molti altri campi. Nello sport non è così facile cambiare il modo con cui viene comunicato, ma ad esempio Cortina del 56 è diventata famosa perché è stato il primo evento sportivo al mondo dove c'è stata la diretta televisiva. È stato il primo evento sportivo al mondo dove una donna ha fatto il giuramento olimpico. Quindi sono proprio questi, sono anche dei momenti di salto in avanti i grandi eventi. E noi speriamo di fare qualche a Cortina 2021 con la Ryder Cup. L'Expo ha portato delle nuove abitudini a Milano, quindi non è lo sport che deve muoversi, è tutto quello che ci sta intorno che deve sfruttare la capacità straordinaria, ripeto, che è naturale nello sport, di innovare, di competere, di eccellere e portarlo a un livello più alto. Approfitto una cosa, dovete sapere che io e lui, per far passare questi due straordinari eventi in questo paese, siamo dovuti andare a riferire in Camera e Senato congiunte, andare a spiegare l'importanza che aveva l'indotto che avevano due manifestazioni come queste per convincere la politica di questo paese, e io la prima volta che andavo dentro al Senato e alla Camera con un certo imbarazzo a spiegare cosa voleva dire lo sport, vero, la cultura, creare cultura sportiva in questo paese attraverso degli eventi. Non è facile, non è una cosa pensate facile. Pensate che voi ci siete comunque riusciti, pensate a Roma 24 che invece è andata benissimo. 3 miliardi e mezzo su Roma che ci sarebbero arrivati dal Comitato Olimpico Internazionale per riqualificare tale un obiettivo importante all'Italia e a Roma, quello che è successo. Sì. Ah, con molto piacere. Prego, prego. No, io intanto ci sentiamo. Allora. Meglio che usi il deve usare il microfono del calcio, perché i nostri 50% il 50 milioni di tifosi sono allenatori, anche chi non ha nessuna competenza nel calcio parla, e se me fai parlare di pallacanestro, fai parlare di atletica, non so niente, ma come me tantissimi altri, ma di calcio anche chi non sa parla. Questa secondo me è la grande differenza, per cui è molto più popolare il calcio, perché tutti dicono qualcosa. Nell'atletica cosa posso dire? Sì, a me piaceva, però non posso dire niente, non posso giudicare. E invece nel calcio qualsiasi persona giudica, dice perché non ha fatto questo, non ha fatto quello, ma non ha nessuna competenza di poterlo fare. Forse è questo perché è un po' più popolare, che tutti ne parlano. Sport da bar. Forse è più semplice per la gente che capire i principi magari di altri sport. Che sono più tecnici, sì, magari. Molto più tecnici. Parlare così di altri sport non è facile. È giusto, Pietro. Scusate l'intervento. No, è un'osservazione pertinente. Nazzari, poi chiudiamo. Bellissima nota, perché noi siamo un osservatorio, l'ho detto prima. I numeri che ha riferito ad esempio Diego sono numeri straordinari. Onestamente io che lavoro nel mondo dello sport non li conoscevo questi numeri, quindi è vero che il mondo dello sport sta crescendo e si sta professionalizzando, è vero che Milano è stata cambiata dall'Expo ed è diventata una città turistica, è vero che forse non siamo riusciti a trovare il modo di comunicare queste cose che stiamo facendo per crescere il movimento dello sport nella maniera corretta. Quindi forse la nota finale è come possiamo comunicare queste cose meglio per far sì che poi nessuno decida più di non fare le Olimpiadi perché c'è la possibilità comunque di far crescere una città grazie alle Olimpiadi. Io volevo chiudere questo intervento con Luigi De Servo. Volevo solo ringraziare te, Andrea, tutti gli ospiti, chi ha avuto appunto la forza di resistere in mezzo alla bufera, restiamo chiusi dentro fino a domani mattina. Però in realtà questo è un po' il punto, nel senso che siamo arrivati in maniera naturale per la provocazione che ho fatto a tutte le persone invitandole qua oggi, sapendo di togliere il tempo alla famiglia. Deve nascere un gruppo di persone, io le persone che sono qua intorno al tavolo sono persone che io tutte ho voluto lavorare e che stimo molto, ho avuto la fortuna di lavorare, come diceva prima Fabio, in un settore in cui lavoreremo tutti gratis, ma siamo davvero davanti a una, garantisco, una generazione di fenomeni. Le persone che sono a questo tavolo sono le persone che nel loro settore stanno facendo quell'elemento di innovazione, di rivoluzione che è fondamentale per portarci dove meritiamo.
ciascuno tutti i giorni in un settore complesso sta svolgendo la sua partita. Noi Infront, per quello che è il nostro ruolo, ma spero tutti gli interlocutori, devono dare un supporto, perché questo è quello che il nostro gruppo merita. L'obiettivo è proprio quello, cercare di partire da qua. Oggi è nata, vuol dire, all'interno di un festival che ci ha ospitato e che ringraziamo, ma questa cosa io mi prenderò l'impegno di provare a tenerla insieme, cioè provare a tenere insieme queste persone, perché possono condividere informazioni dove le professionalità le più diverse possono collaborare, cercando di dare stimolo e spinta. Tutto qua, grazie ancora. Grazie, io volevo chiudere l'intervento con una stretta di mano tra la Bocconi e il Coni Servizi. No, veramente una stretta, Volevo anche dire che il professor Maffè regalerà le slide a Nepi Molina, così se le potrà guardare meglio a casa. Grazie, grazie per essere intervenuti.